Ennesimo appuntamento con Vallo a comprare. A noi piace fare anche informazione, perché oggi introduciamo un termine un poco, diciamo poco usato, meccatronico, proprio perché l'evoluzione dei meccanici di un tempo diventa anche elettronica e di conseguenza questa fusione adesso ce la spiega nei particolari chi c'è in questa officina in via Zerro a Sala Consilina. Entrate con me. Parlavamo di meccatronico, ma adesso ci soffermiamo con Antonio Laneve. Antonio, buongiorno. Grazie, buongiorno. Perché Antonio Laneve è colui che nel 1984 ha aperto questo centro assistenza e oggi è qui per un semplice motivo. Per seguire mio figlio e dargli qualche consiglio su qualche macchinuccia di queste qua più vecchie. Perché queste sono auto storiche. Allora, si può mettere un'autodiagnosi e vedere i problemi. Bisogna seguirlo naturalmente. Dal motore, dal rumore del motore ad orecchio, orecchio, sì. Allora, Antonio, quando nasce l'idea di aprire questa attività, sicuramente con un bagaglio di esperienza precedente? L'attività in proprio mi sono messo nel 1975 io proprio. Dove? In località Fonti. Ed eravate in proprio? Sì, in proprio con un socio, facevamo meccanica e carburatori. Io ero specializzato nei carburatori, poi ho lasciato un paio d'anni e poi ho riaperto l'84 via Luigi Sturzo da solo. E in via Luigi Sturzo inizia quindi questa attività nell'84, ha detto? Sì, solo carburatori. Poi vi siete trasferiti qua? Sono stato trasferito qua dopo circa 5 anni più o meno, nel 90 sarà stato. Da quel giorno c'è anche un'altra persona che vi aiuta. Mie figli, a dire la verità, mi seguivano, me li portavo giusto per vedere chi era portato a fare questo tipo di lavoro. Non era appassionato di elettronica, ha visto che sulle macchine si stavano evolvendo proprio con l'elettronica e ha deciso di mettere l'officina. È rimasta a lui e io vengo solo per vederlo lavorare, seguirlo, dargli qualche piccolo consiglio ancora, come padre lo posso fare. E l'attività va avanti. Va avanti, con orgoglio, a dire la verità, mi ha dato molta soddisfazione. Dal padre al figlio, dal meccanico al meccatronico, questo è il termine che abbiamo utilizzato all'inizio. Allora Stefano, sembra che da questa selezione ne sia uscito tu, grande esperto e soprattutto una grande passione che ti lega ai motori, ti vede protagonista in questa officina adesso in via Zerro. Certo, come ti diceva poc'anzi papà, io continuo quello che ha iniziato mio padre con grande soddisfazione e ovviamente orgoglio, come ti ha detto lui. Sei impegnato anche per telefono, ti ho visto che non manchi all'appuntamento. Tra le tante attività che sono quelle, la principale è quella dell'autoriparazione, la messa a punto, che è quella di allineare il funzionamento del motore. Mi occupo di tutta la parte elettronica, quindi la riparazione delle centraline e gli accessori che la compongono, i vari sensori dislocati nel motore. Tra queste attività faccio anche assistenza telefonica, tant'è vero che collaboro con un'azienda di Napoli che vende attrezzature per le officine e in modo particolare autodiagnosi. L'autodiagnosi è uno strumento che aiuta l'operatore, aiuta il meccatronico a riparare le vetture. Non è certo lo strumento che ripara la macchina, ma come ho detto lo aiuta all'autoriparatore. Ma è un'officina tutto gas, si può dire? Questa è un'officina tutto gas, sì, prendo la palla al balzo per dire che facciamo anche impianti GPL e metano, trasformiamo le vetture con questi carburanti alternativi che oggi più che mai aiutano a risparmiare e danno anche un contributo all'ambiente, perché il metano e il GPL inquinano di meno rispetto a una vettura a benzina o gasolio che sia. Tu sei papà di due splendidi fanciulli, ragazzini, ma ti seguiranno in questa tua attività o tu vorrai qualche cosa di diverso per loro? Io non pretendo che facciano la mia stessa attività. Se siamo riusciti ad arrivare ad un
a questo punto, ovvero a fare il lavoro con professionalità, è perché abbiamo messo passione, tanta passione, impegno ovviamente. Se i miei figli vorranno seguirmi, io vorrò fare come ha fatto mio padre, se certamente li porterò anche in officina per fargli vedere il mio mondo, poi saranno loro a scegliere, dovranno fare loro le scelte della loro vita. E all'uscita dall'ennesima attività commerciale presente da tanti anni sul nostro territorio, io vi lascio i numeri per le vostre telefonate, 334 29 21 523 o info@cosmostv, che è l'indirizzo di posta elettronica, ovviamente .it, per la vostra prossima puntata, perché potrebbe essere la vostra. Mi raccomando, telefonateci e scriveteci. Nella mia città.